Devo dire la verità, mi sono commosso. Ecco, solo questo dico, mi sono commosso. Non nasconde la sua emozione il generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza Giorgio Toschi, un curriculum imponente il suo, una dinastia di finanzieri e le chiavi della città di Chieti, dove è nato, conferite dal sindaco Diego Ferrara e dall'amministrazione cittadina in un teatro maruccino gremito. Il generale Toschi ha espresso parole amorevoli per la sua Chieti e ha detto di volersi rivolgere soprattutto alle giovani generazioni come baluardo di legalità. Ai ragazzi dirò quello che dicevo appunto, sempre detto ai nostri aspiranti per l'arruolamento al corpo che erano appena entrati nelle file del corpo e che erano in addestramento presso gli istituti di istruzione. Studiate, approfondite, cercate di rendervi conto da protagonista di ciò che accade nel mondo. Non limitate lo studio alle sole materie che vi impongono i programmi scolastici, ma andate ben oltre, interessatevi di tutto. Da tempo diciamo che l'Abruzzo non è più un'isola felice, però ci sono degli anticorpi forse che sono gli abruzzesi. Ah, quello sicuramente. L'abruzzese forte e gentile, io non solo direi forte e gentile, anche molto onesto. L'abruzzese è un uomo, una donna fondamentalmente molto onesta, che crede molto nella propria regione e quindi nel nostro paese, nella nostra nazione. L'Abruzzo, che è bellissimo sul piano geografico, sul piano delle offerte di possibilità di abitare le bellissime città che la compongono, d'altra parte non è estranea ai fenomeni di infiltrazioni che da qualche anno ha interessato, questi fenomeni hanno interessato tutto il nostro paese, tutta la nostra nazione. Ma qui, con una molto attenta attività di vigilanza, di prevenzione, che soprattutto svolgono i colleghi delle Fiamme Gialle, ma anche tutte le altre consorelle forze di polizia, sono molto confidente sul fatto che ci sarà una reazione e una molto importante attività di prevenzione ai fenomeni di criminalità. Grazie generale Toschi, grazie Giorgio.